si vede il mondo dentro. Assaggio, eh. Quanto sarà famosa Tonno e Piselli? È una ricetta famosissima, la conoscono tutti, moltissimi la fanno, ma io preferisco mangiarla con la pasta. E oggi vi faccio vedere come fare Tonno e Piselli con la pasta. Andiamo? Cominciamo. Ricetta semplice, si può fare in pochissimi minuti. Potrei mettere già la pasta, ma me la prendo un pochino più comoda. In una padella metto un pochino d'olio, accendo il fuoco. E metto l'aglio e il peperoncino. Allora, aglio, non lo sopportate tanto? Mettetelo intero. Vi piace il sapore intenso dell'aglio? Tagliatelo un po' come faccio io. E anche il peperoncino. Ne metto uno solo, perché voglio che si insaporisca bene, ma questo fresco poi lo voglio aggiungere proprio sul piatto finito, perché mi piace sentire anche la freschezza del peperoncino. Perfetto, qui ha già preso calore. Mi raccomando, fate attenzione, l'aglio non va fatto bruciare. La cosa peggiore è far bruciare l'aglio. Aggiungo il pomodoro. Pomodoro, io ho messo del semplice pomodoro pelato frullato, ma volete mettere la passata? Mettetela tranquillamente senza alcun problema. Ok, allora faccio andare questo sughetto per 3-4 minuti, un pochino si deve un pochino cucinare, ma non più di tanto. Nel frattempo preparo gli altri ingredienti. La ricetta è praticamente finita, c'è solamente poche cose da fare. Mi preparo un po' di prezzemolo che metterò a piatto finito, così mi porta avanti con tutte le preparazioni. Il prezzemolo è pronto, me lo metto da parte. Direi che è il momento di mettere la pasta, perché io mi sono distratto a fare il prezzemolo, le cose, ma come vi dicevo, la pasta poteva essere messa anche subito all'inizio. Acqua che bolle. Metto il sale, e metto la pasta, mezze maniche, scegliete voi. Qui per esempio anche la pasta lunga ci sta benissimo, però le mezze maniche mi piacciono perché sono corte, c'entrano dentro i piselli, il tonno, mi piacciono a morire. Quindi vado. Perfetto. Allora, ora mi fermo per 2-3 minuti, quindi aspetto altri 2-3 minuti e poi ci metterò i piselli e il tonno. E abbiamo finito, aspettiamo che la pasta sia pronta. Ci vediamo fra un paio di minuti. Ci siamo, è il momento, anzi ho dovuto anche togliere dal fuoco il sugo perché si stava stringendo troppo, e ora i piselli ne metto abbondanti. Poi tra l'altro questi mi piacciono anche veramente un sacco, ma proprio un sacco. Rimetto sul fuoco e metto i piselli. Ok. Tonno sgocciolato, eh. Vi dico la verità, l'olio che c'è nel tonno, anche quando è olio extravergine di oliva, non mi fa impazzire, preferisco sempre comunque sgocciolarlo. E qualcuno mi ha detto, perché questa è una discussione che io ho fatto, ma allora perché non prendi quella al naturale? Perché quella al naturale ovviamente non ha il sapore di quello sott'olio. Quello sott'olio diventa, secondo me, molto 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 più buono. Però, siccome poi alla fine è misto quell'olio con il liquido di conserva, preferisco comunque toglierlo. Allora, che devo fare qui? Niente, ora qui questo sughetto sta al caldo. Aspettiamo la pasta, condiamo e mangiamo. A dopo. In anticipo si scola la pasta. In anticipo vuol dire almeno 2-3 minuti prima della fine cottura.
Poi anche su questa cosa, no, io lo dico sempre come se fosse una cosa importante da fare. No, è importante per me perché a me piace la pasta che è bella al dente, però se a voi la pasta piace più cotta, toglietela dopo, non è un problema. Ok. Allora, non è questo il caso, ma mettete che avete fatto restringere troppo il sugo di pomodoro. Succede, succede un sacco di volte anche a me, magari vi siete distratti o altro. Prendete un pochino di acqua di cottura della pasta e ammorbiditelo, in questo caso no, perché era già bello morbido il sugo. Lo sapete che mi sono dimenticato? Mi sono dimenticato di assaggiare il sugo. Non l'ho proprio fatto, mi sono dimenticato, l'assaggio ora. Stavo fortunato. No, ma sul serio, Allora, fatelo sempre, perché comunque i piselli sono dolci. Però dipende dal tonno. Ci sono dei tonni che hanno una percentuale di sale maggiore, in questo caso qui sì, quindi è stato sufficiente avere il tonno per avere questo sughettino salato. Quindi, però fatelo, io ho sbagliato. La pasta è pronta. Qui non c'è da fare niente, non c'è da fare giochi di prestigio, far saltare la pasta. Questa è pronta. Ma diciamo che una porzioncina modesta me la sono fatta. Sono riuscito a sporcare il piatto, ma questa è una cosa normale. E, come vi dicevo prima, ci metto un po' di prezzemolo sopra. Anche questa, come tutte le cose, no? Non è una cosa obbligatoria. Mettetelo se vi piace, secondo me ci sta bene. E il peperoncino. Così. Di peperoncino. È il momento importante, il momento dell'assaggio. Guardate, allora vediamo un po' se la camera riesce a inquadrare. Lo vedi? Lo vedi dentro quella mezza manica? Che cosa c'è? C'è un pisello. Nel senso che, anzi, ce ne sono due. C'è anche un pochino di tonno. Era quello che vi dicevo. Ci vuole questo tipo di pasta, non troppo lunga, perché già se usate tortiglioni non vi rendete conto. Invece con questo formato è fantastico, si vede il mondo dentro. Assaggio, Guido, mio fratello, ha detto: ah, questa è la pasta degli studenti. Vero, questa è una pasta semplice che possono, è un modo di dire per questa la possono fare tutti. Si possono anche bruciare tutti. Questa è una pasta semplice, ma di una bontà veramente infinita. Sì, è vero, ci sono piatti più importanti, piatti gourmet, eccetera, eccetera. Datemi questa e io sono felice.